sempre più difficile ormai trovare lungo la penisola una spiaggia libera. Oltre il 50% delle aree costiere sabbiose è in concessione, con un incremento rispetto al 2018 del 12,5%. A denunciare la situazione Legambiente nel rapporto spiagge 2021, in cui è stato messo in evidenza come il problema dell'erosione costiera riguardi quasi la metà della costa sabbiosa italiana. Un fenomeno che si sta accentuando per la crisi climatica. Tra i casi virtuosi segnalati dal rapporto la Puglia e la Sardegna, che hanno definito il principio del diritto di accesso al mare per tutti, stabilendo una percentuale di spiagge libere pari al 60% e lasciando un 40% in concessione. Al contrario, tra le regioni con quasi il 70% dei lidi occupati da stabilimenti balneari ci sono Liguria, Emilia-Romagna e Campania. Tra i comuni costieri, secondo Legambiente, il record spetta a Gatteo in provincia di Forlì, con tutte le spiagge in concessione, ma al secondo e terzo posto due località in provincia di Lucca come Pietrasanta e Camaiore. L'accesso al mare è un diritto di tutti i cittadini. Con la diminuzione di spiagge libere vediamo che vi è una vera e propria privazione di un diritto fondamentale. Se aggiungiamo che poi quei lidi che ci concedono l'accesso al mare praticano dei prezzi che negli ultimi anni sono lievitati notevolmente in virtù di tutte le precauzioni anti-Covid, ci rendiamo conto che il mare non è per tutti. Soprattutto poi se si tratta di famiglie numerose oppure di persone che hanno delle disabilità, perché sappiamo che quando anche vi fosse un lido non è detto neanche che abbiano il diritto all'accesso a quei lidi.